hired eyes. Yeah. Allora. Bene, e siamo arrivati a fine rodaggio della nuova KTM SXF 250 2025, la prima consegnata, e grazie a GTG Motogamma con Giorgio Archetti e Tiziano Schioppetti che mi hanno dato questa possibilità insieme a Baderman. Siamo arrivati all'ora consona per fare il primo, non tagliando ma la manutenzione per sbloccare tutte le funzioni della centralina. Dimmi un po' come ti sei trovato in una fase dove hai potuto girare un pochettino di più le due mappature e soprattutto non dell'ergonomia che abbiamo detto che è perfetta, ma della fruibilità appunto di tutta la moto con le sospensioni. Io sono entrato e ho provato i due mappature, prima con la prima mappatura, dopo la seconda mappatura, non ti ho chiesto cosa fanno, volevo solo capire, capito? Magari sei un professionista, non vuoi sapere volevo niente. Volevo capire me stesso, se riuscivo a capire qualcosa. E subito sono entrato con mappa 1 e vabbè, ho girato, ho fatto ok. Ho messo mappa 2 e sì, ho sentito subito un'indifferenza sì, è molto più piacevole per me girare, perché quando gira l'acceleratore c'è la coppia che ti tira fuori, coppia, è attaccata alla ruota dietro. Sì. Invece la prima, la mappatura prima, giro, quando tu giri ha una piccola esitazione. È mellow, vai, dopo qua, dopo prende. E quello non mi piace, specialmente. Va bene per gli amatori come me. Specialmente una pista così che scivola un po', non ci vuole. Invece il mappa 2 è subito, cioè non fai scherzi, proprio c'è una coppia che gira e la mappa, è molto bella. E l'ho lasciato il numero 2. Grande lavoro, ripeto, da parte di KTM. Per quanto riguarda invece la ciclistica, hai notato magari con un pochettino più di tempo sulla moto, indietro, o meno male, è stata quella che hai provato ed è rimasta. Non è cambiato niente da quando sono appena entrato e adesso che è un'ora che giriamo è sempre funzionato uguale. Ho solo trovato magari in posizione un po' meglio per me stesso, certo. Perché ho visto il filmato e sono un po' arrugginito, ho cercato di mettermi in opposizione, però la moto opera bene, si è bilanciato, si prendono le buche, le wave, non è che fa queste cose, non c'è spostamento di carico, sì, praticamente bilanciato assieme. Anch'io ho visto da fuori anche sui salti il fatto che ovvio bisogna sapere anche saltare tra virgolette, ma questa qua è una cosa stupida che sto dicendo, ma il bilanciamento proprio della moto con la sospensione, che è quella davanti, la sospensione, giusto? La moto lavora per sé, non è che devi compensare, tirare, sai cosa, non ci devi pensare, centrale, la moto lavora bene, da sola. Perfetto, Bader, che cosa dire? La giornata l'abbiamo passata, il rodaggio l'abbiamo fatto, ci vediamo lunedì prossimo ad Arsago Seprio con la preparazione da parte di Fabio Toniella di una pista mondiale in esclusiva per noi, per parlare ancora della KTM SXF 250 2025. Grazie Motogamma. Thank you. Grazie.
Amici al cuore tassellato, ben ritrovati. Oggi è giornata specialissima insieme all'amico Baderman che mi assiste sempre. Siamo a provare la prima KTM SXF 250 2025. In questo momento stiamo facendo rodaggio per poi portarla ad Arsago Seprio lunedì per un test completo, per cui pista mondialosa, importante e quant'altro. Ma adesso cerchiamo di ascoltare un attimino le primissime impressioni da parte di Bader, facendo appunto un po' di minuti per fare un buon rodaggio a questa moto. Ciao Bader, come stai prima di tutto? Tutto bene, finché siamo qua in pista a provare, fare... Bene, bene, per cui oggi è una giornata di semi-vacanza, sempre con un occhio particolare per le soluzioni tecniche di questa moto che si pone, penso io, ai vertici della categoria, ma lo vedremo poi successivamente con un test bello completo. Voglio ringraziare da subito GTG Moto Gamma di Brescia che ci ha dato questa possibilità e voglio ringraziarli di cuore perché sono amici da 35-36 anni e non si sono mai tirati indietro per darmi una mano sia per la trasmissione che per le motociclette. Bader, prima impressione, proprio primissima, hai fatto circa 20 minuti per il momento. Come ti è sembrata la moto? Abbiamo provato le due mappe, la mappa standard e la mappa aggressiva, e adesso sentiamo un pochettino quello che ha da dirci Bader. Subito, quando sono entrato non è che ho dato tutto gas, certo, perché è in rodaggio. Ti chiedo solo una cosa, la voce un pochettino più alta. Okay. Allora, subito sono andato un po' calmo perché la moto è in mezzo rodaggio, non è in mezzo, è in rodaggio. però l'ho sentito subito come seduta molto bene, anche come sella è molto comoda, perché mi ricordo le KTM che non, un po' che non giro, sentivo un po' rigido, anche se andavo un po' indietro proprio faceva male sedere. Mm-mm. E sentivo proprio sulla schiena. Questa moto qua è tutta un'altra cosa, l'ho sentito bene subito. Ricordo che è il 2025, è in anteprima, è la prima che consegnano. E niente, sopra seduto riesco a aggrappare bene la moto, quando accelero via vado proprio assieme con la moto, non sento disagio. Sì, non sento un'altra persona, sento uno con la moto, perché ti mette in una posizione bene. Più la potenza è molto dolce, però si allunga, perciò c'è un bel coppia. Quando accelero mi tira fuori. Su tutte e due le mappe hai notato questo, però devo dire una cosa, perché c'è l'obbligo di fare almeno un'ora di rodaggio sulla moto, dopodiché la moto viene riportata al concessionario e tramite un software vengono sbloccate tutte le funzioni della centralina, per cui è un passaggio obbligato, per cui la moto adesso non sappiamo se è libera del tutto o meno, per cui lo vedremo poi lunedì prossimo ad Arsago Seprio come andrà full power. Telaio, sospensione davanti. Allora, sospensione per me, allora un po' che non sono più giovane, però non corre, però per me uno può correre così senza fare niente. Perché, ready to race, come dice KTM. Ho fatto un salto perché non è che mi ricordo le cose come una volta, cioè c'era un salto corto e ho saltato lungo. Ero mezzo volo e ho detto adesso prendo una bella legnata quando atterro, invece non ho sentito niente, ho detto già un buon punto di partenza. E le regolazioni, la moto è completamente standard, ritirata praticamente ieri dal concessionario, non abbiamo toccato assolutamente nulla. Ammortizzatore dietro, allora, che ammortizzatore... a me sembra da dietro, da fuori, che lavori anche molto bene. Allora, oggi in queste piste qua non è che riesco a capirci bene perché non è bucatissimo, le poche buche che ci sono non mi dava il corpo sulla schiena, che normalmente sì. Le KTM anni passato usciva pista con
capito? Certo. Dovevi guidare in un certo modo, non era i tipici giapponesi dove avevano le selle come un divano. Il KTM era racing e lì c'era da guidare. Invece adesso questo hanno, sembra che hanno trovato un bilanciamento di feeling e anche la giusta sella sulla moto. Anche perché? E la sospensione non ho sentito bene, anche dentro le buchette, quelle che ci sono. Sì, sì, sì. Mi ho sorpreso. Sì, anche perché la moto, ripeto, è completamente standard. KTM è quella che sta forse sviluppando più di tutti tante cose. Ha un'elettronica veramente sofisticatissima. Oggi abbiamo provato solo mappa 1 e mappa 2. C'è il quick shifter che puoi cambiare senza frizione fino alla seconda marcia. Hai il launch control, il traction control che proveremo. Tante funzioni che forse possono mettere anche in imbarazzo l'amatore, quello normale, nel settare le cose. Però se uno guarda le istruzioni e perde un po' di tempo, riuscirà sicuramente a trovare il feeling più giusto. Adesso ritorni in pista, cerchiamo di finire appunto questo rodaggio, pronti per lunedì ad Arsago Seprio. Un grazie ancora a Tiziano Schioppetti, scusate, e a Giorgio Archetti di GTG Motogamma per questo grandissimo regalo. Grazie ancora, avanti tutta. E poi verremo da voi a fare uno speciale perché ve lo meritate. Bader, pronti? Pronti? Via. Let's benzina, go. Non so se ce n'è. E vediamo di fare quella che... No, scherzo, adesso cioè, la facciamo. Ho portato un po' di gazzoso. Anche diesel, possiamo con la canetta. Adesso la facciamo. Intanto grazie. Ci vediamo dopo. È stato un piacere, sì.